Tonio e al professor Antenore per realizzare questa realtà. C'è anche Franco Faenza che non ha... scusi. Vai Franco! Che è stata appena la generazione successiva. Prego. Io vi ringrazio tutti, non vi nascondo che mi sono emozionato, datosi la mia età, trovarmi in mezzo a voi è una grande gioia, perché io ricordo dal lontano 1948, era l'anno che io facevo gli esami d'ammissione. Di Don Antonio la Medica c'è da dire tanto, ha grandi virtù. Poi in un'altra occasione, perché non vi voglio rubare adesso altro tempo un po' la stanchezza, però c'è un mio, non so se lo devo definire vademecum del dovere degli scout, che io sì. Allora, se tu mi ami, se tu ami tuo padre e tua madre, se li ubbidisci, se li rispetti e li onori, se hai amore e venerazione per i vecchi e per tutti coloro che nella vita hanno tanto lavorato e sofferto, e cerchi col tuo sorriso di rendere sempre sereno e lieto il loro ultimo cammino. Se non respingi la mano implorante del povero, ma dividi con lui il tuo pane e gli dai soccorso e ricovero. Se hai pietà per i malati, per gli orfani, per gli infelici, e li conforti e porti al loro cuore gioia e speranza, se cammini sulla via del dovere, se studi, se lavori, se fuggi l'ozio, se compi ogni giorno con zelo la tua fatica, se sai dire la verità, sempre, anche quando hai commesso un fallo, se le tue parole sono lo specchio del tuo cuore, se sei umile, se la tua anima è bella, solamente allora, solamente così, tu puoi dimostrare a te stesso e agli altri di ascoltare la voce di Dio e di essere un vero scout. Scusate che io devo leggere o debitare qualche capo perché sono carico di anni. Poi io chiedo scusa di leggere fino a pochi anni fa, non avevo bisogno dei foglietti, ricordavo tutto, poi la memoria vacilla. Lo scautismo merita di essere vissuto da ciascun ragazzo o ragazza, perché per me è stata un'esperienza positiva la formazione del carattere, il rispetto per gli anziani, l'altruismo, il rispetto per la Chiesa e l'osservanza dei doveri religiosi, l'essere sempre allegri, ottimisti e caritatevoli. La più grande virtù è che l'esperienza scautistica inculca lo spirito d'adattamento nelle avversità della vita, fino a raggiungere la meta che ciascuno di noi si prefigge. Le parole belle non servono a convincere gli altri, sono gli esempi con il proprio comportamento. A tale proposito, exempla traunt, diceva sempre Don Antonio, le parole volano, verba volant. È in questo che uno scout si riconosce da lontano. Durante la mia vita di insegnante ho sempre esaltato i valori dello scautismo ai miei alunni ed alunne sia della scuola media che nel liceo.
e incoraggiandoli a vivere questa esperienza, perché sono fermamente convinto che è l'unico angolo di salvezza degli ideali morali in questo marasma di corruzione, di ateismo, eccetera, eccetera, che sono la rovina della maggior parte dei giovani. Grazie a tutti, vi auguro un buon San Giorgio. A noi ci c'era.